la vista di un generatore elettrico alla fine di una sfiancante collina, le luci di una teleferica solitaria che squarciano la bufera, il riflesso di una corda che, come una mano, ci tira un po' più in su. È tramite questi intimi spaccati d'apocalisse che Hideo Kojima ha deciso di raccontare la sua visione dell'umanità. Lo ha fatto affidandosi in larga parte a un linguaggio, quello del videogioco, col quale ha saputo rappresentare alcune delle categorie lavorative più marginalizzate e sfruttate della nostra società. Nonostante un numero di contraddizioni e problemi alquanto marcato, l'ultimo progetto di Kojima Productions si dimostra comunque abbastanza coerente e coraggioso da affrontare e vincere le sue pur gravi mancanze. E ora, silenzio. È da qualche anno oramai che l'open world e il sandbox non vengono più considerate, erroneamente, delle meccaniche di gioco, ma dei veri e propri generi a parte. In questo modo cementano il terribile uso del settore videoludico di considerare un genere il tipo di azione che si compie, e non il tipo di racconto, di emozione, di tema affrontato. Di conseguenza, l'arrivo sul mercato della grande produzione videoludica di giochi leggermente più atipici, come Death Stranding, segna sempre la nascita di diatribe tra sviluppatori, critica e pubblico. Cos'è Death Stranding? Che si fa? Quanto e come lo si fa? Tutte domande inutili. O meglio, secondarie, che devono obbligatoriamente seguirne una principale e assoluta. Di cosa parla questo Death Stranding? Secondo Hideo Kojima, Death Stranding intende parlare di connessioni e di collettività, soprattutto in un'epoca in cui uomini potenti e crudeli parlano di muri e di confini. Per farlo, si affida a numerose metafore che hanno plasmato la creazione del suo sistema ludico. Il facchino, il portapizze o il becchino rappresentano infatti sia il cuore tematico che ludico del progetto, dato che verremo chiamati a compiere molte delle attività generalmente svolte da questi lavoratori. Oggi queste professioni sono caratterizzate da una disintermediazione asfissiante e inumana, tramite la quale, a volte con banali mi piace e votazioni in stelle, definiamo socialmente fattorini, autisti e operai. Eppure, come tristemente riportato con frequenza devastante, sono categorie lavorative che, per la nostra comodità e sicurezza, affrontano spesso condizioni terrificanti, ma rimangono comunque ai margini della società, figli di un'era incapace di vederli come persone, ma solo come numeri. In Death Stranding, durante un'apocalisse dal sapore e dalle estetiche teologiche, questi lavori mantengono gli stessi rischi, ma al contempo ribaltano la loro considerazione sociale. Chi vive rintanato in casa vede nell'audace facchino la sua unica fonte di risorse, comunicazioni e contatto umano. Tale è la voglia di empatizzare con l'altro che la nuova moneta corrente diventano i «mi piace» che i corrieri ammassano in grandi quantità per il semplice piacere di dare una mano, di mettersi a disposizione delle necessità di tutti. Non è un caso che la canzone più ricorrente e importante dell'intera campagna pubblicitaria, «I'll keep coming» dei Low Roar, descriva qualcuno che debolmente si avvia verso un'impresa nella quale viene visto, ma mai sentito, dagli altri, e che comunque, anche dopo essere stato seppellito, tornerà sempre per svolgere il suo lavoro. Schiacciati tra la volontà di non arrendersi e le scarse possibilità offerte dal mondo, oggi tante figure lavorative vivono condizioni simili. E così è anche per Sam Porter, il protagonista del gioco. Un corriere silenzioso, disinteressato ai fatti del mondo, che cerca solo di tirare avanti fino al giorno successivo, più automa che essere umano. Non è un caso se il concetto di contratto in Death Stranding assume connotati quasi morbosi, una sorta di patto inoppugnabile e contro il quale non si può far altro che sottomettersi. Nel corso dell'avventura ci capiterà dunque di ricostruire strade, di consegnare pizze e di incenerire cadaveri. Il tutto senza banalizzare le operazioni meccaniche richieste per farlo, ma, al contempo, senza estremizzarne la resa materiale. Non dovremo infatti controllare i singoli arti del corpo per mera funzione realistica, né imparare a memoria combinazioni complesse dei tasti, ma potremo semplicemente seguire nei movimenti e nelle scelte esplorative il nostro avatar. Senza giungere quindi alla simulazione, Kojima propone blocchi di meccaniche funzionali a sovrapporre lo stato emotivo di chi gioca con quello di Sam. Le falcate estenuanti e infinite sulla neve morbida, dove affonda il piede, non sono tedianti perché il game design non funziona, ma proprio per l'opposto, ossia perché l'obiettivo è quello di far percepire sensazioni simili a quelle vissute all'interno del mondo di gioco.
Purtroppo, nel corso dell'esperienza, ci capiterà molto spesso di ricorrere ad armi da fuoco, granate, proiettili e combattimento corpo a corpo, che rendono decisamente meno vera ed efficace la storia del fattorino che diventa eroe, ma che delineano il percorso di un eroe che si presta a essere fattorino. A smorzare la forza emotiva delle meccaniche collabora anche un sandbox che, sebbene funzioni per larghi tratti, in alcuni momenti sembra non sapere esattamente cosa voglia fare o essere. L'impressione generale è quella di trovarsi a volte di fronte a un gioco che cerca di imitare l'oramai tradizionale sistematicità dell'open world, mentre in altri momenti pare quasi voler ricorrere alla formula dell'open map tipica dei giochi Rockstar, dove il respiro del mondo aperto serve più per funzioni sceniche che per necessità ludiche. Capiterà quindi di ricevere una missione di recupero disegnata per farci passare in mezzo a decine di nemici, ma che potremo superare facendo semplicemente il giro del luogo designato, sfruttando i mezzi a disposizione che ci saremo portati dietro. Al contempo, nella missione successiva, dato che in quel caso il designer ha deciso di creare uno specifico set con cui far emozionare il giocatore, troveremo vari limiti all'esplorazione, come i muri invisibili. Inoltre, nel corso dell'esperienza, mitigheremo enormemente tutte le potentissime sensazioni nate nelle prime ore di gioco, dato che alcune scelte di design pensate per comunicare efficacemente col giocatore banalizzano l'organicità del suo mondo. Ad esempio, il radar che rileva i nemici sovrannaturali si attiva solo in certe zone, informandoci che stiamo entrando in una specifica fase stealth. In questo modo si smorza quasi totalmente quella sensazione di essere braccati e sull'orlo dell'estinzione apparentemente ricercata, e al contempo si trasformano i nemici più iconici del gioco nei più semplici da evitare e vincere. Coerentemente con il tema dell'opera, i combattimenti vengono evitati da Sam, e ciò pare aver avuto delle ripercussioni sullo sviluppo, dato che, soprattutto quelli con i muli, sembrano quasi essere stati lasciati a metà. Se a questo si unisce un mission design decisamente poco ispirato, all'interno del quale si trovano dialoghi forzatissimi, personaggi al limite del parodistico e boss fight dal brutto al dimenticabile, quello che è stato definito come il gioco sulle fetch quest rischia davvero di sembrare solo questo, per un breve momento. Per fortuna, in aiuto del giocatore, giunge anche una direzione artistica clamorosa, oltre a un insieme di simbolismi e riferimenti intriganti che stuzzicano costantemente il giocatore. Dal parallelo tra i centri logistici e l'Arca di Noè, fino alla parodia delle lootbox, Kojima e il suo studio hanno davvero riempito l'opera di suggestioni. In questo modo, e con l'aggiunta di numerosi collezionabili e documenti, hanno creato un mondo di gioco dal potenziale già immenso, dando tantissime risposte a tutti coloro i quali, per anni, si sono interrogati ed esaltati di fronte a quei magnifici trailer. A proposito di trailer, ritengo che sia umanamente impossibile scindere l'esperienza del gioco da quella della percezione del gioco, costruita durante la campagna pubblicitaria. Nel caso dell'autore giapponese, credo sia innegabile che l'intero processo comunicativo di avvicinamento a Death Stranding sia stato gestito in modo sublime, dicendo e mostrando quanto fosse possibile e nascondendo il necessario. Una delle grandi bugie da sempre raccontateci su Kojima, infatti, è che sia in primis un grande narratore e solo dopo un buon game designer. Mentre io credo sia vero l'esatto opposto. Non è un caso se a essere stati nascosti, in questi anni di esposizione mediatica, siano stati i segreti esplorativi, le piccole cose presenti nel gioco che danno un peso diverso alla scoperta. Mentre unendo trailer e comunicati, era praticamente possibile ricostruire gran parte della sceneggiatura del gioco ben prima di averlo giocato. La mera trama, lo scheletro narrativo di Death Stranding, è infatti la più classica delle scuse artistiche di Kojima, che ricorre a dialoghi prolissi e monologhi estenuanti per esaltare la sua superba qualità registica. Viene da sorridere nel pensare che la trama è persino spoilerabile dall'attività collettiva dei giocatori. Infatti, mettendo icone e segnali vari, quest'ultimi possono davvero aiutare molto nella comprensione e nella lettura del mondo, dal punto di vista narrativo. L'elemento più interessante del racconto kojimiano riguarda comunque un'inversione di tendenza netta e radicale. Il passaggio dall'orrore nipponico dell'atomica al terrore dell'apocalisse climatica dal sapore tristemente internazionale. Nel trailer di The Phantom Pain, puntualmente accompagnato da I'm Nuclear di Mike Oldfield, si parla di guardare all'abisso, di sussurri nell'aria che raccontano storie di vite passate, del casino che abbiamo combinato quando tutto è andato storto. Pensato per l'ultimo capitolo di Metal Gear, questo pezzo del brano si sovrappone in modo sorprendente anche all'ultimo lavoro del designer giapponese. In tal senso, il terrore della morte causata dall'ingordigia umana presente nella storica saga sembra lasciare il posto a un fatalismo più netto e quasi arrendevole in Death Stranding.
e poi ancora in un turbinio di suggestioni e pensieri. In Death Stranding, il valore positivo della collettività come insieme di pari deve sgomitare con l'evidente predestinazione, finanche razziale, del protagonista, in un'incoerenza tipica delle grandi produzioni, che tutto vogliono e poco stringono. D'altronde, la ferocissima critica al sistema di sfruttamento e valutazione dei lavoratori viene da parte di chi ha sfruttato il crunch per rispettare i periodi di consegna. Come ogni grande produzione, anche Death Stranding non può essere esente dalle grandi contraddizioni della contemporaneità. E non si può pretendere che lo sia. Ma quando, superata l'ennesima collina, vediamo per la prima volta una vera e propria autostrada nata dal lavoro di tutti i nostri compagni lavoratori, Death Stranding riesce a spezzare queste sovrastrutture e a comunicarci i valori fondanti del suo mondo. Un mondo fatto di fatica e sacrifici, di condivisione e connessioni, che cerca di emergere dall'abisso delle contraddizioni per urlare a squarciagola una sola, grande verità. Uniti siamo più forti. Uniti siamo migliori. E non è poco. The whole wide world will be yours to explore. You'll be able to go wherever you want, even the moon.